semplicemente di quel mondo non ne parliamo perché non ne vogliamo parlare, ma nel tempo ogni volta che accendiamo la videocamera quel mondo viene fuori. Si ascoltano, si vedono immagini inaccettabili per una repubblica nata sulla resistenza. Casagira, un centro sociale di estrema destra, salito agli onori delle cronache quando lo scorso anno i suoi esponenti hanno aggredito alcuni ragazzi per fare questo materiale. Io apprezzo moltissimo il coraggio di chi fa giornalismo vero, di chi si prende qualche rischio, di chi si prende anche molte polemiche. Era un po' che non ne vedevamo di questo tipo di giornalismo e nello stesso tempo vedo anche la difficoltà con cui si affronta questo tema nei talk show, nei dibattiti pubblici. Quasi a dire che non sono proprio fascisti, nonostante il saluto romano, nonostante qualche riferimento addirittura alla propaganda nazista. Non racconta una novità, semplicemente racconta di un neofascismo che c'è sempre stato in Italia, che ha delle date, dei passaggi storici molto precisi, sono quelli del 25 luglio del 1943, in quel momento si apre, come dire, una faglia, una parte del potere resta nell'alveo del fascismo vero e proprio, un'altra si sposta, ma quella che si sposta non è che esce completamente da quel mondo e ce la ritroviamo nel dopoguerra, come si dice a Roma, proprio para para. Si ascoltano, si vedono immagini inaccettabili per una repubblica nata sulla resistenza, sull'antifascismo, sulla nostra Costituzione che va difesa fino in fondo. E qualche giorno dopo quell'inchiesta abbiamo visto e soccorso dei ragazzi picchiati da militanti neofascisti per strada. È evidente, non c'è un collegamento per forza diretto, ma c'è un suggerimento: se non si condannano alcune azioni è più facile che altri si sentano impuniti nel farne altrettante. Ed è questo che ci preoccupa, un clima nel paese che non fa i conti col passato. La cosa che continua a essere assurda è il silenzio da parte della presidente Meloni. Non parliamo di un gruppetto di estremisti extraparlamentari, parliamo, come noto, della giovanile del primo partito di maggioranza in Italia. Quello che colpisce molto è questa abitudine alla dissimulazione, cioè a fare finta, e con dei codici molto radicati che tutti rispettano, perché si sa che crediamo tutti in queste cose, ma dobbiamo fare finta di essere altro. Io, da un lato, questa destra rappresenta i privilegi della grande ricchezza di questo paese e attraverso lo strumento della propaganda fa credere al paese, narra al paese un'altra storia, e in più si rafforza attraverso la propria organizzazione, perché il tema dell'organizzazione e del consenso sono strettamente legati. Quindi anche gioventù meloniana barra fascista, e c'è un problema anche per il consenso di Fratelli d'Italia.